L'importante è che, Eccoci ok, qua. Eccoci qua. siamo Siamo in connessi, diretta. siamo in Ciao a diretta, tutti. ci sentite, ci vedete, Pronto, ok, pronto, adesso prova, guardo, prova, prova. prova, ma che rumore Che cos'è sto rumore? Ma Beatrice! Ma dov'è Beatrice? ragazzi, tutto bene? Cos'è Allora, che c'è sta la accadendo? pubblicità. Adesso non c'è mica la pubblicità con lo sponsor. Sponsor? Ma cosa stai facendo? Siamo in diretta! Non abbiamo lo sponsor. Eh no, che Niente non ce sponsor. l'abbiamo. Eh Cioè, mi no. state dicendo che noi ogni volta che usciamo paghiamo di tasca nostra? Scusate, Sì. Tutto di tasca nostra, cioè. arrivo. No, dai. No, niente. No, Ciao Katie. io non ce la posso fare, eh. Te lo dico subito. Allora, vediamo intanto. Buonasera. Buonasera, Non so. buonasera. Cioè, è mezz'ora che siamo, cioè, non lo so, io non lo so. Poi il rumore Scusate, tra pensavo ci fosse rumore. una cosa un po' fatta meglio, scusate, ogni volta Cosa? entriamo così come dei pirli. Come dei pirli. Io sapevo che Michela doveva preparare l'intro, no, la musica, l'entrata, niente, un po' Non abbiamo fatta una bene, sigla, no? non abbiamo uno sponsor, non abbiamo la Niente, un pubblicità, intro? cioè che stiamo qua a fare, ragazzi? Ciao, ciao a tutti, Niente, ci niente. salutano. Ciao, ciao. Ciao, Finisco di mangiare, scusate, ma ma. io non lo so, vabbè, ma scusami, eh. Cosa stai mangiando? Le carote stai mangiando? Stai Quello che ho mangiando? trovato, ragazzi, cioè nell'attesa. E nell'attesa che finisse lo spot, la invece pubblicità. niente, adesso No, apprendo anche che non abbiamo neanche questo, vabbè. no. E no, che non ce l'abbiamo. Non abbiamo una sigla, non abbiamo uno spot. Dobbiamo organizzarci, cioè dobbiamo adeguarci un attimino a tutti gli altri Ma comunque. siamo dei poveracci noi, insomma, in pratica. O, A quanto pare. se tu non lungi un po'. Oppure siamo i ricchi, perché noi non abbiamo bisogno di uno sponsor che ci paghi. Noi prendiamo i nostri Ah, soldini e beh. andiamo. Vediamola così, dai. Tu di Speriamo. sì, io dico Speriamo. cazzate, tu di sì. Sì. Ah, ok, allora sì. Basta che ungi un po' quelle ruote lì che girano, perché qua io non ho ancora visto niente, un soldino, un. Bravo Fabio, ricordiamo che noi usciamo gratuitamente, anche se qualcuno dovesse avere bisogno in casa, noi andiamo anche nelle case private e ovviamente non chiediamo assolutamente nulla, quindi se Sì. avete problemi No, no. ri vi ricordo di scriverci in privato che noi arriviamo Anche tranquillamente. perché non essendo un lavoro, non è, cioè, non, essendo una passione, comunque non, Sì. con che diritto vai a chiedere dei soldi a una persona Anzi, a noi che. fate un favore perché ci date l'opportunità di studiarla questa cosa. Abbiamo un modo in più Infatti, per studiarla, quindi va sì, benissimo. fare prova sul campo, no? Come si dice. Ci dicono che noi siamo essenziali, siete essenziali, non vi serve altro. Grazie, Rossana. Scusa, scusa Rossana, io sono essenziale. Io. No, io. Ammutinamento, questo si chiama Ma ammutinamento. volevo chiedervi una cosa Sì. seria, eh. Cioè, adesso non è che. Scusate un attimo, voi per caso, Ciao l'albero di Roby, Natale? ciao. L'albero di Natale l'avete tirato via? No, 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 attenzione, mi spiego. Siamo entrati in fase 2. Io mi ricordo che l'Italia era tutta ferma. Adesso non mi ricordo se era dicembre. So che io l'albero di Natale, cioè, non l'ho. Cioè, adesso siamo in fase 2. Ho fatto tardi perché No, lo ragazzi, stavo cioè, tirando dentro. io ve lo No. dico, stiamo dando un'immagine pessima, di un Errore po'. mio. Errore Anche. mio, allora. Errore Sì, mio. Errore quella con la candela, mio. no, Errore ragazzi, mio. no, così non si può fare. Allora, concentratevi. Allora, Fabio, noi abbiamo un conto sospeso con questa No, qua. no, io non ce la. Io volevo Vuoi salutare raccontare che cosa è Bea. successo oggi, per favore? Sì, Io volevo guarda, guarda. salutare Bea e volevo salutare l'altra.
non ha nome, non ha nome. No, oggi no, oggi da ieri dai, che non ha nome, vi dico la verità. Racconta che cosa ha no. combinato. Allora, noi Teniamola ci per mettiamo bene. lì, ci sistemiamo, ci organizziamo, ragazzi, facciamo un video, facciamo qualcosa, facciamo Ciao foto. Avete per Violetta! caso delle foto? Ciao, ciao a tutti. Avete delle foto? Cioè, Beatrice ci chiede, no? E noi sì, ce l'abbiamo. No, Michela, ci penso io, ci faccio io, faccio io. Va bene, fai tu. Ci mette lì un video con delle foto che non abbiamo mai, mai visto. Scusami, cioè, ma queste foto da dove arrivano? No, sapete, perché io vi do così quella cosa, quella. Ah, sorpresa! Queste foto qua, no. No. Io non faccio sorpresa, io non Sorpresa! faccio. Le foto che non avete mai visto, foto da Sì, anni, no, non anni, abbiamo veramente parole. È anni. tutt'oggi che, non, che la insultiamo perché è veramente una cosa inammissibile. Cindy, no, non sono occhiali da sole, sono occhiali da vista perché non ci vedo una cippas e quindi ho gli occhiali da vista. Scusate. Non ci vedi? Tanto Quello lo vedo non ci però, vedi. è comunque sugli occhiali, occhio. Comunque brava Michela, brava, un applauso Michela perché se lo merita. No, io non glielo, no, io non glielo faccio. Io stavo parlando oggi, dicevo, c'è Beatrice che ci chiede, no, ragazzi, quando magari durante l'indagine rientriamo a casa il giorno, oh, mi raccomando, le foto, buttatele qua Datemi. sul gruppo, che così io mi immagino Michela, allora questa no, questa no, questa no, ma questa no, questa no, questa no. Non abbiamo mai visto una foto di Michela, lei ha il cuore Urbex. Gli Urbex sono questi tutti gelosi. No, questa qua io non ve la faccio vedere. No, questa qua la tengo io. Mi hai fatto venire in mente una cosa importantissima. Sì, vabbè, no, con te non abbiamo finito, Michela, preparati perché. Allora, volevo dire, zitta, basta, non ti voglio neanche sentire. No, volevo dire che non siamo un gruppo Urbex, grazie Fabio che me l'hai ricordato. Noi siamo un gruppo di ricerca sul paranormale e c'è una leggera differenza. Adesso, Michela, che nasce, diciamo, come Urbex, vi spiegherà che cosa fa un Urbex. Prego, Michela. Beh, c'è da dire tantissimo, penso. Sostanzialmente, Sostanzialmente all'Urbex piace andare in questi luoghi abbandonati magari e trovi mentre stai andando in macchina, ti fermi perché vedi un posto abbandonato e ti fermi per dire, no, non sai neanche esplorare cos'è. un luogo abbandonato e fare delle foto. Fare delle foto. Noi invece non andiamo a caso, scegliamo un luogo, ne studiamo tutta la storia, vediamo se c'è un qualcosa che può interessare a noi in ambito paranormale, quindi che ne so. Una storia, una tragedia, qualcuno che si è ucciso, Sì. Ricordiamo che la cose storia è strane. importante, ecco. C'è da dire una cosa, che poi, cioè, come ogni cosa, ci sono tanti rami. Diciamo che c'è una fetta di Urbex che si interessa anche alla storicità del luogo, però Ah, ok. oltre a quello però non va, cioè non ha registrato, non ha quello, cioè non fa quello che facciamo noi, No, esplora un siccome po'. c'è spesso confusione, magari mi sento anche dire, sì, ma tanto voi che ne so, state camminando, vedete una catapecchia, vi fermate e fate l'indagine. No, 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 noi non purtroppo. facciamo quello, assolutamente. Quindi non confondiamo le due cose, per favore, perché sto Sì, vedendo cose in giro anche di quel tipo che, vabbè, no, lasciamo perdere. assolutamente. Lo faccio io, ma al di fuori di GHV. Cioè, io se vedo la catapecchia, magari ci vado a vedere dentro cosa c'è, no? Perché comunque il mio animo è così, però. Comunque, al di fuori sicuramente del nostro gruppo. Sì, cioè non c'entra proprio niente. Ma chi confonde le cose probabilmente non ha un gruppo di ricerca o se ce l'ha comunque non fa ricerca, cioè fa qualcos'altro. Beh, ma allora la ricerca ormai siamo rimasti in 5-6 a farla. Tutto il resto non è ricerca, quindi è inutile che ribadiamo il concetto. È così. Tra l'altro, Sì. volevo dire che molte persone, e le leggo, schifano chi si chiama Ghost Hunter. Allora, noi ci chiamiamo Ghost Hunter, penso di poter parlare anche per voi, e siamo Sì, orgogliosi di chiamarci Ghost Hunter. Tutti quelli che vogliono fare research, ricercatori, tutti inglesi, non fanno assolutamente niente di diverso. Fanno esattamente quello che fanno i Ghost Hunter. Solo che i Ghost Hunter ormai siamo rimasti in quattro.
perché altri hanno anche cambiato il nome, eh? Si chiamavano Gostante e si sono fatti chiamare Research, e invece no, noi siamo Gostante, siamo rimasti in quattro della vecchia guardia e continuiamo a essere orgogliosi di essere Gostante, questo ci tenevo a dirlo. Concordo, sì, concordo pienamente. Concordo, concordo. Ma noi quando è che iniziamo a mettere quelle schermate verdi? Iniziamo. Dobbiamo copiare gli altri? No, se dobbiamo Sono gli copiare altri gli che altri, copiano dobbiamo noi, io. Fabio. Sono stati, Scusami. io ho sentito questi discorsi questa settimana, ho detto, wow, quando è che iniziate a copiare gli altri? Ma magari quando inizierete a vedere le nostre anteprime verdi, magari. Siamo diventati Ragazzi, Hulk, cioè, ma o. cosa ci vuole a farli se volessimo? È che a noi non Sì. piacciono informarci con la massa, questo da sempre. C'è il gatto che mi sta distruggendo il telefono, ragazzi. Pietà. Abbiamo visto prima della diretta c'è stato un attentato Sì, col sta gatto cercando di e. buttare niente adesso. Scusate È un sempre forza attimo. Cotonello, dice Samuele. Sì, sta cercando di distruggere il piatto. Se hai finito, magari, guarda, lo togliamo, ecco. Sì, Niente. qualcuno si diverte, vedi? Madonna, Qualcuno sì. mi sta venendo il mal di mare. Sì, perché non riesco a stare ferma oggi, vabbè. Adesso lo uccido. Ragazzi, dite addio a Cotonello, addio. È andato, è andato. È andato, Ora è è andato. ok. Pericolo Cotonello. scampato. Vabbè. Allora, Rossana scrive top Cotonello, Daniele Concas, ciao ragazzi, ciao ciao a Ciao. tutti. Ciao. Diciamo un po' quello che abbiamo detto l'altra volta, che se qualcuno ha qualche domanda, Curiosità, qualsiasi curiosità, cosa. qualcosa da raccontare, noi siamo qua. E niente, dai commenti. Se vedete che magari fate la domanda e vi rispondiamo un po' dopo, è perché la diretta va un po' in differita. Abbiamo quasi un minuto di differenza da quando voi scrivete a Non è quando poi vero, noi. non è vero. Come? Fabio, è perché il nostro regista, come dire, è un po'. No, non è È impedita, è vero, è verità. È un impedita. pochino impedita, sì, vabbè. Ma Comunque, diciamo che non abbiamo il si sente, ritardo. ci sta sentendo? Sì, ci sente, attento. No, più che altro, Miseria. volevo difendermi su quello che avevate detto prima, che io mi imbosco le foto. Dai, sentiamo. Sì, dai. Che non è così, nel senso che io gioco sul fattore sorpresa. Ogni 100 foto, 5 o 6 me le tengo per me, ma Nicolò, ciao! Ciao Nicolò! Oh, 5 ciao Nicolò. o 6 le tengo per me, ma non è che poi non ve le faccio più 5 6. vedere. Poi 5 quando. 6. Hai Hai sentito, riempito sì? Drive Beatrice. 5 o 6, Sì. sì, ciao! Allora, vorrei dire che ieri Michele ha detto, carico le foto su Drive, stamattina non c'erano, non c'erano Sì, è stamattina. vero, ho E dovuto abbiamo dovuto dire, guarda, richiederle. te, guarda che non li hai Ma caricati. Ah no, forse no, forse. Sì, ci ha provato, dai, ci ha provato. smettetela, dai che non è No, vero. sei terribile, guarda, veramente, non ci sono scuse. Buonasera Marco, buonasera. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, Oggi porca miseria. vi siete accaniti contro di me, No, così. Chissà non è, non perché. gratuitamente. Allora, Daniele scrive: adoro le vostre imprese, ma una vostra esperienza forte mi piacerebbe ascoltarla. E ce n'è di Allora, esperienze forti. Vai, Fabio. io vorrei raccontare. Perché si parla sempre di sassate addosso alle persone, si sente sempre qualcosa, oh, o dei sassi che hanno lanciato dei sassi. Io vorrei raccontare quello che ci è successo in un posto mentre ci stavamo preparando, tra l'altro, non neanche durante delle sessioni di ricerca. Ci stavamo preparando, mi ricordo che c'era Beatrice trattata a 2 metri di distanza da me, io stavo impostando la fototrappola. Mi ricordo di aver sentito un rumore, no? Ma era un rumore strano, un piccolo tonfo. E ho sentito Beatrice dire aia. Allora, in quel posto lì, eravamo abbastanza in alto, giravano dei pipistrelli. Io non so perché così ingenuamente ho pensato, ma magari un pipistrello ha fatto un bisognino e ha preso in testa Beh, certo, Beatrice, eh. no? Cioè, veramente, ho pensato una cosa del genere.
Dopo ho visto che lei era chinata, c'era buio, no? Era chinata, si toccava la testa. Allora ho acceso la pila e la torcia e inquadrando per terra mi ricordo che c'era per terra c'era tutta la ghiaia. È stato questo qua la cosa abbastanza... C'era tutta la ghiaia per terra, no? E in questa ghiaia chiara io ho visto, Beatrice, che si è chinata e ha raccolto... sembrava un sasso, ma non era chiaro, era un colore arancione, adesso era colorato, sì. era un po' più scuro, no? In mezzo agli altri l'ho visto, no? Poi è preso, non ci posso credere, è partita via. Dopo noi abbiamo delle registrazioni, si sente il rumore, si vede lei che corre, ho dovuto dargli anche un'aspirina, tra l'altro, quella sera, perché gli era venuto persino mal di testa, no? E praticamente non si sa come è fatto, che non era un sasso, era una sorta di portafortuna dipinto che lei, che Beatrice, teneva nella sua valigia, che si trovava a 20 metri sotto di noi, perché noi eravamo in alto, c'erano delle gradinate, degli scalini per arrivare dove eravamo noi. E questo sasso gli è piombato sulla testa, non era un sasso, era il suo sasso, chiamiamolo il suo sasso, gli è piombato sulla testa. Questa sì. Cosa è rimasta parecchio strana, perché noi eravamo tutti, tra l'altro, eravamo tutti là, eravamo tutti, cioè non c'era altra gente fuori che poteva prenderlo e tirarlo. Eravamo lì, ma anche se ci fosse stato qualcuno sotto, cioè era veramente improbabile che, anche perché io dalla posizione in cui ero, c'erano gli scalini che venivano su, se ci fosse stato qualcuno l'avrei visto, cioè l'avrei sentito prima di tutto e poi l'avrei anche visto, ma non c'era nessuno. E mi ricordo che ci è piombato questa cosa sulla testa, no? E lì, cioè, dopo il mio stupore è stato che è tirato fuori questa cosa che io ho visto che era diverso dagli altri sassi, mi è arrivato in testa questo, come ha fatto a uscire dalla mia valigetta che si trova giù e arrivarmi in testa. Effettivamente è stato un evento strano, perché comunque sia evento strano. A questo punto si può parlare di poltergeist, no? Perché quello potrebbe essere, anche se non è l'unico, episodio strano e forte che ci è capitato. Sì. Avevamo già. Sì. Ma quello, scusa Fabio, ti ho interrotto. No, questo diciamo che non è proprio una cosa forte, però è stata una cosa strana che ci è capitata. Ecco, emozionante, perché è emozionante. Non ci ha fatto spaventare, a parte Beatrice che si è preso un bel mal di testa quella sera. Bernoccolino, sì sì. Erano incazzati, non lo so. Si può dire incazzati? Siamo sempre lì, il discorso gira sempre intorno a te, succede sempre qualcosa che a te, rivolto a te, qualcuno ti deve far capire qualcosa, c'è niente da fare. Io volevo raccontare un piccolo aneddoto di cui stiamo parlando in questi giorni, perché volevamo montare un video, di un castello che sta tornando un pochino in auge adesso, perché quando arriva la bella stagione giustamente aprono i cancelli e la gente vorrebbe visitarli, insomma, perché sono bellissimi, no? Questo lo nomino perché tanto è famosissimo, Castello di Fos di Novo, o Malaspina, non so, comunque si trova a Fos di Novo, in provincia di, mi sfugge, Massa Carrara forse? Ah, La Spezia. Sarà sul confine, penso. Sì, più o meno è lì. Allora, noi siamo... Adesso mi fai... Sì. Sì, adesso mi cogli... Vabbè, vai avanti. No, fa niente. Racconto. Comunque, è famosissimo questo castello, ha una bella anche leggenda, cercate su Google, di Bianca, eccetera, eccetera. Noi siamo stati l'unico gruppo che è riuscito a entrare a indagare in questo castello. Siamo stati 3 volte. Massa Carrara. Massa Carrara, grazie. Come dico sempre, noi non torniamo mai negli stessi posti. Se torniamo è perché nelle sessioni prima c'è un qualcosa che dobbiamo verificare. Quindi in questo castello ci siamo tornati 3 volte. La seconda volta, Fabio, dimmi se è successo... Seconda volta che siamo stati là è successo quel casino? No, la del prima ferro... volta è successo. La prima? No, la prima volta è successa. Praticamente all'ingresso di questo castello, che vi consigliamo di visitare perché è splendido, c'è una culla di ferro che ci hanno raccontato appunto il signore dell'epoca, il Malaspina, ci teneva dentro il bambino, il figlio maschio, perché aveva paura, se non mi sbaglio, aveva paura che lo facessero fuori, no? Sì, quindi veniva tenuto dentro. Via. Esatto. Insomma, questa culla, quindi pesantissima, perché è tutta di ferro, probabilmente in rete troverete anche le foto, niente, di colpo è caduta. È caduta e va bene, abbiamo il video. È caduta...
Allora, noi non ci siamo accorti di nulla, ma noi avevamo Perché un po' eravamo di... dentro. Quella sera abbiamo portato insieme un po' di persone, come si usa, ogni tanto ci portiamo dietro qualcuno, siamo portati dietro delle persone, abbiamo fatto il giro dentro, ci siamo fermati a fare delle sessioni e nell'uscire, diciamo, nell'uscire dal castello c'è questa sorta di culo, appena siamo usciti, che tra l'altro c'è il video anche quando siamo usciti, che c'è proprio lo stupore di aver trovato questa cosa per terra. Noi di rumori non abbiamo sentiti. Quella culla si vedrà poi nel video. L'abbiamo alzata in due o tre persone, è veramente Sì. pesante. C'è da dire però una Però noi. cosa di quella sera, che c'era una persona con noi che il castello lo conosce bene, che diceva, strano che non si è ancora mosso nulla, ma se non si muove niente adesso è probabile che poi quando andiamo via spostano tutto. Mi ricordo bene questa cosa qua. Vero, sì. Ha detto così e quando poi siamo tornati verso l'uscita abbiamo trovato appunto questa culla ribaltata a terra. Siamo Tra rimasti un po' l'altro tutti con così. grande preoccupazione, perché appunto è un pezzo storico, un pezzo Sì, quindi cadere così non è proprio stato il massimo, però noi non altro che siamo no. stati. Comunque vi Allora, interrompo un attimo perché, sì. cioè, perché poi io vi interrompo perché poi magari scorrono i commenti e mi Sì, vai, perdo. vai, Michela, vai. C'è Daniele che dice: vorrei far parte del vostro staff, adoro. È una domanda: conoscete scusate, non so se la pronuncia è giusta, Vallucciola. Vallucciole in zona di Arezzo da fare, La No. Spezia, No, aggiudicato? no, no, Ma noi no, no. cerchiamo gente per il nostro staff, anzi, lo ripeto, cerchiamo dei collaboratori È vero. da inserire, che possano dare disponibilità di una volta al mese, a volte anche ogni mese e mezzo, e che siano automuniti, che abbiano una forte passione per il paranormale, che sappia un pochino però muoversi anche già in questo ambiente. Ecco, noi cerchiamo sì persone, quindi fatevi avanti, mi raccomando, scriveteci in privato per Su qualsiasi info. Messenger, sì, infatti Mi raccomando. c'è Giada Fasolino che scrive: ciao, per favore, mi salutate mia figlia, oggi è nata, si chiama Checca Pocchia, vi prego. Beh, ciao! 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 C'è altro, Oh, non amici? Per vedo. ora no. Non vedo. Oh, c'è Magari Marco diamole che anche una chiede mano. a Ah! fenomeni poltergeist, come siete Scorrono messi? veloci. Allora, Li sì, ciao avete mai Marco. visti? Sì, ne abbiamo avuti altri di fenomeni poltergeist. Michela, non so, lei poverina sta leggendo i messaggi, però altri fenomeni di spostamenti strani ne abbiamo avuti. Anche in quella casa privata dove poi siamo andati, abbiamo fatto due indagini in una notte. La prima in una casa privata dove siamo venuti via presto perché giustamente le proprietarie erano anziane e non ci sembrava il caso di pernottare lì. E usciti da lì, siamo andati poi al castello della Rotta, giusto? Sì, E anche in quella vero, casa è successo vero. qualcosa, mi ricordo una Sì, specie di vaso. ci Sì. ricordiamo, era un cestino di vimini che Bravo, Vimini. era a 2 metri da te, ecco. Mi ricordo Sì. l'urlo, è tutto registrato, mi ricordo l'urlo che hai fatto, che ti sei spaventata Anche lì. tantissimo. Eravamo ovviamente tutti al buio e stavamo facendo una sessione, quando Beatrice... È il gatto, perché c'è un gatto fuori. Ragazzi. Oh, ragazzi, C'è un scusate. gatto fuori e sta. Lui è sordo e non sente che fa Niente, io me schifo. ne vado. Allora, c'è Samuele che scrive: buonasera a tutti, domanda volutamente provocatoria. Sapete che vi voglio bene. Ciao Samu, lo sappiamo. Ammettiamo che gli spiriti esistano. Dai, Cotonello! Ammettiamo Adesso che gli qualcuno lo prende. spiriti esistano. Se la ricerca scientifica dei fantasmi fosse una disciplina empirica, con dati rilevabili, classificabili, descrivibili, eccetera, dovrebbe essere una vera scienza basata su riscontri oggettivi da parte di chiunque si servisse di mezzi adatti. Altrimenti il mondo degli spiriti potrebbe esistere, ma non essere da noi comprensibile. E quindi ogni ricerca non sarebbe mai veramente. Aspettate perché non lo leggo tutto, eh? Sei riuscita a metterlo online? Ok. Come hai fatto? Non lo so, non sarebbe mai veramente, e poi non si legge più niente, però.
Non leggo il continuo di questo commento, o non l'ha scritto o non lo visualizziamo noi. Beh, comunque possiamo rispondere un attimo in parte a Samuele. Ma posso, io parto io dicendo questo, che Sì, vai, vai. effettivamente chi può avere una comprensione di qualcosa che noi non conosciamo? Quello che c'è dall'altra parte, cerchiamo di carpire delle prove, tra virgolette prove, perché poi anche quello è discutibile, andando sul campo. Cioè, io mi immagino la ricerca come noi che entriamo in una stanza buia con tutti i mobili, ma non è la nostra stanza, è una stanza di una casa che noi non conosciamo. Ci mettono lì dentro e ci dicono: dovete passare la stanza e andare dall'altra parte e aprire la porta. Tu non sai dove sono i mobili, dov'è l'altra porta, non sai niente. Brancoli nel buio e cerchi in qualche modo di carpire qualcosa con le registrazioni, con le foto, con la strumentazione. Quindi chi è che può dirsi esperto di paranormale o che conosce cosa c'è dall'altra parte? Io personalmente no, dopo 10 anni sono ancora qua con milioni di domande e ancora con il registratore acceso a fare foto, filmati e cercare di capire. Ecco, questa è la mia. Poi. No, no, ma io condivido in pieno quello che hai detto. Ah, Quindi aspetta, perché Samuele ha finito dice veramente proficuo nel senso di conoscibile, capibile per noi umani. Altrimenti la risposta sarebbe che eventuali prove sull'aldilà sarebbero solo suggestioni dettate dalla nostra voglia di dare un senso alla morte e non altro. Può essere. Sì, no, questo è giusto, però quando ti trovi delle risposte, non sto parlando della radiolina che spara a cavolo parole così, com'è che si chiama? La Ghost Box lì, che spara a cazzo, vabbè, non volevo dire la parolaccia, ma così, per rimarcare bene. Fa No, niente, ti quando ho sta... una va bene lo quando una, do stesso. quando una domanda giusta su un banalissimo registratore, ti senti la risposta coerente con la domanda, allora lì inizia a farti un attimo di problemi, ti dice come mai? Cioè. Sì, è vero. Anche perché noi comunque abbiamo delle registrazioni che danno la risposta alla domanda, non si può dire che era un'altra voce perché era all'interno della stanza e questo è sicuro al 100%. E non era radio, non era un'interferenza. Cioè, ci sono Sì, noi degli siamo puliti, i nostri sono puliti, non abbiamo la radiolina che no, spara parole a caso che potrebbero c'è entrare silenzio nella cosa. assoluto. E ne scartiamo veramente tanti, noi ne scartiamo tantissimi perché magari non sono proprio comprensibili, cioè veramente ne scartiamo O tanti. anche solo se Michela, che ha un orecchio molto allenato, lo sente e noi no, e lei lo scarta. Cioè, Sì. se lo sentiamo tutti, iniziamo a lavorarcelo. Ma se lo sente solo lei, lei lo scarta, quindi siamo molto attenti a quello. Sì. Sì, c'è da dire che io mi ricordo una registrazione che ho fatto quando siamo andati al castello di Bardi, anni e anni fa, quando ancora non ci Nessuno andavano. sapeva neanche cosa fosse Barbie, vabbè, lasciamo stare. E mi ricordo che ho fatto una domanda che è stata: ma voi dall'altra parte come state? No? Mi ricordo perfettamente. La risposta, poi dopo a casa, analizzandola, sentita, si sente una voce maschile che risponde. E mi dice: qui è la nostra primavera. Ce l'abbiamo nel nostro materiale, ce l'abbiamo. È un EVP un po' deboluccio, quindi in conferenza non lo facciamo sentire, ma c'è. Per ovvi motivi, perché siamo là con le casse, non è proprio il Però massimo. è bellissimo perché uno pensa la primavera cos'è? La rinascita, no? Cioè, quindi è bellissimo. Ma così tanti altri. Quindi sì, è vero, c'è la suggestione. Perché Però con gli comunque. anni impari a controllare, per quello dico sempre, bisogna avere esperienza, perché quando inizi, ogni cosa, anche l'assestamento della casa, qualsiasi cosa, è il fantasma, no? Poi Il con l'esperienza, rumore, cioè no, no, Poi c'è la quello pareidolia. cioè.
che la fa da padrone, eh. Ogni tanto tanto magari... è vero. Vai Fabio. Tant'è vero che noi non crediamo mai, abbiamo trovato una prova. Noi sono quelle chiamiamole anomalie che non ci spieghiamo neanche noi cosa sono, perché mm-hmm. è difficile dare una spiegazione a queste cose. Capitano, perché capitano, però non è che gridiamo, oh ragazzi, qua abbiamo trovato, abbiamo sentito. Noi in conferenza facciamo sentire, loro ci dicono quello che sentono e sentono quello che effettivamente abbiamo registrato. Non imbocchiamo noi dicendo adesso sentirete, ciao ragazzi, eh. Noi non diciamo niente, né almeno abbiamo i sottotitoli del cazzo, cioè no. No. Denis no, scrive, come detto scusate. Prima Beatrice, noi... Vai Fabio, finisci, poi leggo. No, dico come dice Beatrice, come ha detto Beatrice, noi abbiamo registrazioni pulite, senza rumori, senza niente, cioè tu senti il silenzio. E quando nel silenzio senti che fai una domanda e senti una risposta, un nome, lì, come diceva prima Beatrice, iniziamo a lavorarci, a porci delle domande. Anche perché se tu cominci a rallentare e alza il bassi, abbassa gli alti e di qua e di là, poi l'audio non... Gli EVP, ragazzi, non si toccano, puoi pulirli appena appena, ma non li dovete manipolare, perché sennò senti di tutto, senti veramente il vicino a 4 chilometri che sta facendo rumore, per te è il fantasma, quindi ragazzi non toccateli gli EVP, mi raccomando. Sì. E quali, cioè, alzate solo il volume. E basta, non fate nient'altro. Allora c'è Denis che scrive: quando verrete a cercare me ci sarà da ridere. Denis, te anche da vivo c'è da ridere, però vabbè, lasciamo stare. Un bacio. Poi Katy scrive: Michela mi hai fatto venire i brividi. Mi hai fatto venire i brividi, proprio bello. Samuele scrive: l'importante è che nell'aldilà non ritrovi la mia ex suocera, altro che primavera, sarebbero sempre giornate di puntini puntini. Marco, grande Samu. Marco fa una domanda: avete mai avuto incontri con quelle che vengono definite energie negative? No, mai. No, mai. Beh, qualche volta sì, anzi, se vogliamo raccontare qualche aneddoto, ragazzi. Beh, comincia tu. Quando Michela sei uscita, perché tutto registra. Allora, qualche volta potremmo pubblicare queste cose che sono magari carine, fanno vedere magari come noi facciamo le nostre reazioni, certo. Sì, perché tu stavi filmando, avevi sugli occhiali. Io ho sempre gli occhiali, lì c'erano dentro le strumentazioni, però io con gli occhiali ho filmato proprio tutti i movimenti e mi ricordo benissimo che tutti si è messo dietro. No, non piace molto far vedere questi momenti, sai perché? Perché sono molto intimi, c'è da dire. Perché anche la gente poi pensa che tu lo fai apposta. Sì. Tu lo fai apposta per creare il filmatino da mettere su YouTube, no? E quindi anche quello. Però queste energie negative, per tornare a dare una risposta, Marco, di solito le percepisce di più Michela. Abbiamo avuto questa, diciamo, infatti, che lei le sente prima di noi, diciamo così. Sì, io mi ricordo, non ho sentito nulla a parte Michela che ha detto: ragazzi, io devo uscire perché non sto bene. Siamo dovuti uscire da questa casa, ci siamo dovuti fermare su questo pianerottolo sulle scale, perché comunque lei doveva afferrare qualcosa. Diciamo che mi fa più paura questa cosa, la reazione degli altri, ecco, perché io sinceramente non ho sentito nulla, sarei magari anche rimasto lì dentro, diciamo, no, da solo no, lì no, 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 lì, no, assolutamente no. No. Però è stato io no, Michela è lei che l'esperienza più pesantina che ho avuto è stata quando siamo andate nell'ex ospedale di Garbagnate. Lo ricordo. Siamo arrivati in un corridoio, non siamo entrati dalla parte giusta, quindi io e Beatrice non sapevamo dove eravamo. Eravamo in questo corridoio con le stanze. A un certo punto io mi fermo davanti a questa stanza e ancora adesso ho un po' di...
Vabbè, sento questa sensazione bruttissima e gli dico a Beatrice, secondo me qua è successo qualcosa di brutto. E ho sentito una sensazione bruttissima dentro e le ho detto come se qua facessero degli aborti, una roba così, una roba brutta. E mi sono allontanata. E allontanandomi siamo usciti da questo corridoio e quindi era l'entrata del padiglione, eravamo nella ginecologia. Ma Quello è non lo stato pesante. sapevamo, Non lo quindi sapevamo, poi abbiamo io l'ho fatto. vista piangere, ve lo dico, no, cioè non c'è da vergognarsi, io l'ho No, vista piangere, vabbè. quindi aveva proprio un'emozione, lei fortissima e non riusciva neanche come a esternarla, quindi perché non riusciva a spiegarmi che cosa sentiva. Fatto Poi sta che poi lì è successo anche qualcosa, perché sì, io sono perché rimasta poi dentro da... da sola sei rimasta lì dentro, che io lì non ci volevo più, non ci volevo proprio entrare. Tu sei andata da sola lì dentro con il registratore, a un certo punto racconta un po'. A un certo punto mi ha visto scappare fuori, ma e allora io lo dico senza vergogna, io sono molto emotiva, forse non lo do a vedere, no? Ma se mi trovo da sola in un contesto, anche se sapevo che lei comunque era fuori, non è che fosse a chilometri di distanza, però sento questo rumore fortissimo a 4 centimetri, 10 centimetri da me, perché avevo un lavandino, lì qualcosa che è caduto dentro, non c'era niente, abbiamo Sì, chiaramente poi anche le registrazioni, ma rumore molto forte, perché di lei l'ha sentito metallo, da fuori. E allora io sono corsa fuori. Cioè, è vero che vado lì perché cerco questo, però la prima reazione è quella. Infatti, poi sono tornata dentro subito a cercare cosa potesse essere, però la reazione è: sono umana e quando mi spavento, ragazzi, poco da fare. certo. Gianluca Zaccaria saluta. Ciao ragazzi. Ciao Oh, ciao Gianluca, grande, Gianluca. grande Ciao. Gianluca. Ciao, grande Gianluca. No, di energie negative abbiamo avuto purtroppo l'esperienza di incontrarle, purtroppo, ma sta cioè nel gioco, no? Tra virgolette, chiamiamolo così, nel senso che facciamo questo, quindi non è che andiamo a saltare, correre in mezzo ai prati di Non puoi scegliere che Margherita. cosa arriva, se arriva, se sempre se No. arriva, quindi... Arrivano anche queste cose qua, come è giusto che sia, nel senso che tu vai in dei posti dove la gente c'è morta, ha sofferto, e cioè, uno cosa spera di Ah, vero, trovare? Fabio, ti abbiamo bloccato prima quando stavi raccontando del cestino di Vimini in quella casa privata. Se vuoi raccontare che Cestino cosa è di Vimini? successo... Ma eravamo lì perché c'era una strana storia su questa casa, comunque vabbè, c'erano dentro i proprietari, siamo rimasti dentro, abbiamo fatto delle sessioni, ovviamente tutto al buio. Mi ricordo che noi eravamo in cucina, c'era Beatrice che era nell'anticamera, si è sentito proprio un sobbalzo di Beatrice, oh! Abbiamo guardato, abbiamo acceso le torce, abbiamo visto che c'era un cestino in mezzo alla sala, a questa anticamera. E lei lì tutta Sì. spaventata, ragazzi, io qua questa cosa non era lì in mezzo, cioè, è partita via, no? Sono cose, allora, non è che capitano tutti i giorni, perché queste cose No. cioè, possiamo dirlo, non è che ci si abitua, sono cose particolari, sono cose strane, uno non è che perché vede due o tre, ti capita di vedere gli oggetti, allora è una cosa normale per noi, no, non è una cosa normale. Però si cerca, non so, di capire cosa sia successo in quel momento. Sì. E lì non l'abbiamo capito, ecco, non l'abbiamo Allora, assolutamente capito. provo a fare di nuovo così, vediamo se si. Ecco. Valluzzolo è una frazione del comune di Prato Vecchio Stia, in provincia di Arezzo. È tristemente nota per l'eccidio di Valluzzolo, strage nazifascista consumatasi Caspita. il 13 aprile 1944. Beh, cavoli. È un peccato che è lontano per noi, è un Sì, pochino sì. lontano. Ricordo che noi siamo Milano e provincia, quindi dovete, se volete proporvi Arezzo come per entrare nel per un bel nostro team, sì, dovete essere in zona, ecco perché. è brava Per un bel Bea. tre. Ogni tanto ricordiamolo che comunque noi stiamo cercando Posso dire qualcuno. una cosa? Posso Vai. dire una No, no, cosa? no. No, ma la cosa seria. Non è l'albero, non tiro fuori l'albero. Perché No. lo tolgo. Ma così, no, non riesco a farlo. No, sono piccolo, sono piccolo. Oh, ok. No, allacciato al discorso che ZKV cerca
un collaboratore. Mi ricordo al tempo quando Beatrice mi contattò, al tempo. Io ti ho contattato. Sì, tu mi hai contattato. Tu, che io non vedevo, non usando neanche Messenger, non, cioè, è rimasto lì, il tuo messaggio è rimasto lì fermo per due o tre settimane, okay. Me lo ricordo bene. Okay, e mi ricordo che io ti facevo un sacco di domande, no? Ti sì. Dicevo, capito, ma cosa, cioè, che quota dovrei, perché cioè, io effettivamente al tempo andavo in giro nei luoghi abbandonati, facevo delle ricerche con la termocamera per conto mio e non avevo idea di questo mondo, come fosse questo mondo di ghost hunter, di ghost hunting. Quindi a un certo punto guardo la pagina, vedo le attrezzature, vedo tutto, e allora inizio a fare domande, ho capito, io ti posso dire di sì, ma cosa devo pagare per entrare? Perché cioè, mi darai qualcosa per le attrezzature? Cioè, io la prima cosa che ho pensato è quella, no? Mi ricordo, ho avuto fin vergogna. Comunque, vabbè, sono domande che si fanno. Giustamente, ma guarda, i soldi qua noi non chiediamo nulla perché è una passione e non ti chiediamo una quota per entrare, Ci sono dei è una team che lo passione. fanno, Sì. diciamolo, ci sono dei team che se tu vuoi entrare a far parte devi pagare l'iscrizione, non so che cosa l'hanno inventata, che Sì. palla hanno No, inventato. La spiego quota. questo perché magari tanta gente ha vergogna a chiederlo, no? Io non ho avuto vergogna, l'ho detto subito, Mi ha ma massacrato di domande, mi ha massacrata. massacrato. Ho capito, gli ho detto, ma devo pagare qualcosa, cioè, perché io vedo le attrezzature, cioè, avranno avuto un costo, no? Le attrezzature ce le facciamo noi non alimentiamo questo mercato delle attrezzature di qua e di là, Sì, cioè, anche perché poi hai effettivamente tirato poi fuori un l'unico discorso. argomento. No, effettivamente poi l'unico discorso, giustamente, sono i soldi quando fai l'uscita, perché comunque la Lì si benzina, cioè la divide, macchina non certo, va quello. acqua, cioè devi mangiare, perché comunque la giornata devi mangiare, quindi la spesa è quella. Quindi A se, cioè, volte ci ma sono degli volevo chiarire questa cosa. spostamenti. Bravo, hai fatto bene. Hai fatto bene, Fabio, perché a Perché volte c'è ci sono. confusione. Siccome c'è gente che su questa cosa del paranormale ci vuole mangiare, e allora chiedono i soldi per l'iscrizione, poi sei obbligato a comprarti la maglietta, e quindi ti devi comprare la maglietta da lui o da lei, no, da lui, perché di lei ce ne sono poche. Mentre invece noi, se entrate a far parte di questo team, la No, maglietta ve la scusa, comprate la voi, noi vediamo il maglietta logo, me la sono fine. fatta io. Il logo c'è, la maglietta logicamente ha quel piccolo costo, ma non è che te la compro te, me la faccio io. Cioè, è anche bello andare in giro con una maglietta uguale agli altri. Ecco, un Diciamo team ha la che maglietta, ma lo fai con piacere questo, cioè io quando ho iniziato ho fatto parte di un gruppo, poi di un'associazione, poi sono stata da sola un po' e poi sono entrata in GHV. Diciamo che GHV è un'isola felice, è una mosca bianca, perché è veramente una mosca bianca, perché in giro non è così. Cioè, tu entri, tiri fuori dei soldi, c'è un capo sopra, poi a piramide, no? Ci sono i galoppini. Io quando sono entrata, si va bene, si va bene, si va bene, mi facevo un culo così, prendevano la gloria, la prendevano gli altri, e spendevo dei gran soldi, perché io mi ricordo che nel primo gruppo no. Ma già quando ho fatto parte di un secondo gruppo, la prima cosa, il kit, il kit del ghost hunter, no? La che dovevi valigetta comprare da loro, che dovevi giustamente, no? comprare da loro e che non è che costava 50 euro, cioè, gente, costava, cioè, fior di soldi, 150-200 euro, c'era un registratorino delle balle. Che quando poi tu andavi a riascoltare sentivi. Poi c'era il mitico K2 che tu da acceso lo scuotevi e si accendeva. E c'era già il fantasma che ti rispondeva, giusto? Poi c'era questa specie di cassettina che emanava vibrazioni che praticamente dovevano essere. Onde elettromagnetiche che davano energia all'entità per manifestarsi. Cioè,
cioè, robe dell'altro mondo, ovviamente tutto griffato, perché non è che tu prendi un qualcosa di neutro, no, tutto griffato, che poi se fai parte dell'associazione va bene, se poi non ci fai più parte la bruci perché, Non cioè, te ne fai niente, certo. e quindi, cioè, è proprio un'isola felice, GHV, non Perché qua perché... non c'è un capo, non ho capito. Sì, c'è il capo, sei tu, Bea. Bea, detta Ella. No, basta, non lo Ella. fare. Vero Fabio? Ella. No, noi Però... ci troviamo Mi ti bene, direi che dai. prostrare. Bravi, 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 miei ragazzi, miei cuccioli, Voi non lo sapete, però la dinamica è questa qua. Arriva il messaggio su WhatsApp. Allora, oggi ho bisogno di questo, questo e no, questo. E noi... Sì, va non è bene. vero, non è vero, Siamo non è vero, No, assolutamente sto no. scherzando. Allora, Daniele scrive sempre, Daniele di Vallucciole, scrive che lui Sì? abita in Toscana, peccato, sono fuori zona, Cavoli. ma niente è a caso. Ah, vuoi dire che riusciamo in qualche modo? Un gemellaggio, Sarebbe facciamo un... carino comunque. Sì. Non si sa mai nella vita, non si sa mai, quindi ma, si vedrà. Si vedrà. Comunque scrivici in privato, così ci teniamo in contatto. Sì, infatti abbiamo Messenger. C'è Vabbè, qualcos'altro, questo Michela? momento, questo silenzio, cosa succede? Cioè, allora, parliamo No, un po'. ti stavamo dando il tempo di leggere se c'era qualche altra cosa su. Marco scrive: avete mai provato a sperimentare la famosa tavola? Wow. Non abbiamo toccato apposta questo argomento. È la terza diretta che facciamo, non l'abbiamo toccato apposta. Arriva Marco e ci fa sta domanda. L'abbiamo anche monitorata, vi ricordate? C'era anche Sì. Fabio quando siamo Sì. andati in quel pub a fare l'indagine. Sì. C'erano questi ragazzi che appunto hanno chiesto di essere appunto monitorati con la nostra strumentazione per vedere cosa poteva Se dava qualche succedere. frutto. Allora, io dico solo una cosa, noi l'abbiamo provata più di una volta, anche con la presenza di medium. Allora, i risultati sempre discutibili, però io vi dico questo, non abbiate paura di usarla, usatela con gli occhi bendati, vedrete che non otterrete nulla, assolutamente niente. Questo non vuol dire che voi muovete la planchette. Perché la cosa può essere anche inconscia, non lo state facendo apposta, però caso vuole che se vi bendate gli occhi non ottenete nessuna risposta logica. Come mai? Fatevi questa domanda e datevi una risposta. C'è Luigi Arcopinto che scrive: ciao ragazzi, potete salutare mio fratellino Luca Pucchione? Ciao Luca! Ciao! Ciao Ciao! Luca! E sì, come hai detto tu, Bea, la tavola... Poi non la conosceva nessuno. Hanno iniziato a fare film horror sulla tavola una decina, 15 anni fa. Adesso tutti sono impazziti con la tavola. Dai ragazzi, su. Cioè, quantomeno documentatevi un po', andate a leggerci un po' la storia, vedete un po' che è nata per gioco. Cioè, l'abbiamo fatta tutti, eh. Anch'io a Poi scuola, quando ero ragazzino, usavo il bicchierino, eh. Cioè, non c'è è da dire che. una cosa però, adesso vi blocco un attimo perché sapete che io ho tutte le mie teorie, no? Sì. Quindi, cioè, noi siamo energia. Quindi io sfido chiunque che si mette attorno a un tavolo, tutti vicini, tutti nello stesso intento, cioè a far muovere sto bicchierino, Concentrati. concentrati, cioè... E ognuno che dice io non l'ho mosso, io non l'ho mosso, ma può essere anche vero che quel bicchierino si sta muovendo da solo, però non è detto che sia un'entità, magari si sta muovendo grazie all'energia di quelle tre persone che in quel momento hanno lo stesso intento, perché noi abbiamo un'energia dentro che neanche più sappiamo che ce l'abbiamo, no? Perché ormai il nostro istinto si è sedato. Siamo degli esseri fatti di carne e ossa che mangiano, vivono, ma siamo anche ben altro. Quindi, Sì. e viene fuori soprattutto in queste cose qua, in questi momenti di concentrazione, che sono la tavola, che sono anche quando facciamo le indagini, perché c'è da dirlo, perché tante volte
abbiamo avuto pelle d'oca, stesse sensazioni, e magari registrazioni non ce n'è, magari non è successo niente, magari eravamo connessi tutti e tre in quel momento, abbiamo emanato questa energia che abbiamo Ma perso infatti noi tutto. quando succedono queste cose e succedono, ci distraiamo subito, cioè Sì. cerchiamo di smorzare l'ambiente proprio per non fare, non creare questa cosa che poi sì, alla fine non è una prova, non è un qualcosa che puoi Sì, usare, e no? Che è quando ci questo vedete circolo fare le dirette da stupidi. vizioso. Anche Cotonello, aspettate, anche Cotonello muove i bicchieri facendoli cadere per la gioia di Bea. Era una domanda, eh. No, Era una no, era una domanda, domanda, per non la gioia di credo. Bea. Vieni qua. Conosco molto bene, è inconscio, la tavola infatti è un gioco. Come Io il la penso anche così. Mary allo specchio, come altri rituali che esistono, come i tre specchi. Sì, la mente fa tantissimo, eh. La mente fa tantissimo. Guarda che bello che è, spettacolo sto gatto. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Sì. È un Vai po' Flora, Bea, tu posseduto. È vai via posseduto sto Bea, gatto. lascia qui lui. No, dai, al contrario. Vabbè, niente, dai. O se no anche il gioco della matitina, il Charlie Charlie Chaplin, il gioco della matitina stupida. Fabio, guardi No, qualcosa tu perché io lì non posso parlare, veramente. non diciamo niente, non diciamo niente. Spiegalo che cos'è, Ma perché magari no. tanti, tanti non lo Ma sì, sanno. ma è il pezzo di carta con scritto sì, no, la matitina sopra che si muove, se batti un ciglio si muove. E no, no, ma non si è mossa da sola, si è mossa da sola. Pensa che c'è Ma qualcuno allora, che fa delle eh? dirette dicendo che sono pericolosissime queste cose, assolutamente non bisogna farle. Ma Non lo so. io Sembra quasi che spero. vi vogliano tenere nell'ignoranza e nel medioevo. Invece no, ragazzi, studiate, applicatevi, siate curiosi, No, cercate che non succede niente. l'unica cosa Cioè, che può. adesso se si deve presentare un'entità, sta lì con questa matitina a muovere questa cosa, cioè un'entità che potrebbe avere l'energia di Non farti ha bisogno di cadere quello, un bicchiere sulla concordo. una matitina che si muove, ha detto sì, ha detto no, cioè sta due cose, sì o no, cioè basta, C'è da dire non si una cosa però, risponde. ragazzi, c'è da dire una cosa, che vabbè, loro dicono ah, è pericoloso, perché attribuiscono all'entità. Io dico Sì. che è pericoloso per un determinato tipo di persone quelle che si fanno condizionare. Tantissimo, brava, sì, Perché io assolutamente. posso raccontare un'esperienza di una persona che faceva la scrittura automatica, che conosco in prima persona. Parliamo di tantissimi anni fa, ragazzine che faceva la scrittura automatica, Ah, mi ricordo. facendo la scrittura automatica, è venuto fuori a 18 anni tu morirai. Allora, se una persona è integra, no? Nel senso che è grande, non si fa suggestionare, strappa il foglio, ci ride sopra e boh. Ma una ragazzina, comunque giovane, che cioè, comunque legge una frase di questo tipo, voi come pensate che possa reagire? È andata bene che adesso è qua che lo racconta, ma magari un'altra persona si sarebbe ammazzata prima. Per paura di chissà come morire, cioè attenzione a cosa Eh sì. Sì. succede. Quindi è pericoloso per questo, perché la gente può reagire male, si fa condizionare, poi sentono i rumori in casa, dopo che fanno queste cose, boh, sento un rumore, odio il fantasma, cioè vivono male, bambini che Ma piangono. io ho letto di gente, ragazzi, parlando di questo brutto momento che stiamo vivendo, che si è uccisa perché si è scoperta positiva al Covid. Cioè, quindi immaginati uno che si sente dire una roba del genere. Cioè. È pericolosissimo, la mente può In quel fare caso scatti. sì, allora no, meglio non usare niente di questo, meglio rimanere anche con la convinzione che sia il demone lì, Zozo, Bazuzu e Pizzu Pozzu, però almeno non lo Sì, usate, è fine. vero, boh, perché se poi scattano meccanismi strani, Bazuzu! no. Ah. Barbara Amadori, persona che stimo tantissimo, dice le vostre stesse cose. Marco Guidi scrive Io così. la conosco di nome, sì. Diciamo che è una medium sensitiva, ha scritto anche dei libri, se non sbaglio. Quindi di nome sì, la conosco.
Non pensavo dicesse queste cose anche lei, perché non ho seguito tantissimo. La Io, cosa ragazzi, io non credo nei medium, non credo nei sensitivi, credo che ci siano delle persone, come dire, che riescono a leggerti dentro, po' ecco, più sensibili. però non credo che ci sia. Poi ho delle amicizie qua, una è Katie. Ci sono persone che mi piacerebbe conoscere dal vivo, ecco, perché sono interessanti. Quello sì. Scusa Fabio, vai. Posso dire una cosa? Io la allaccio un po' a questo discorso, diciamo delle medium, diciamo delle false medium. Quando abbiamo avuto l'esperienza dell'illusionista, di quella persona che abbiamo conosciuto prima di una nostra conferenza, ci ha fatto questa, ne abbiamo accennata l'altra volta, l'abbiamo accennato l'altra volta. Ha Il fatto mentalista, che è questa una persona dimostrazione. fighissima. Mentalista, era un mentalista, bravo, era un mentalista. Che tra l'altro, visto che se la gira non è proprio, è conosciuto in zona. E mi ricordo, ci ha fatto questa dimostrazione. Noi eravamo lì, eravamo un po' di persone. Ha preso un ragazzo, l'ha messo lì in piedi e ha iniziato a girargli intorno. Ha detto, vabbè, gli ha raccontato una storia. Poi ha iniziato, gli sfregava le mani, gli girava intorno, chiudi gli occhi e ha iniziato. Gli ha raccontato una storiella, gli girava intorno, gli faceva questi rumori vicino alle orecchie, dopo ha iniziato, diceva, io adesso ti sto accarezzando l'aurea, ci ha fatto tantissimi movimenti intorno a questa persona. E noi eravamo lì a guardare, ma proprio, lui alla fine cosa ha fatto? Ok, poi ha preso gli occhi, dimmi le tue sensazioni, odori particolari, no, questo no. E tra l'altro era un nostro amico, ecco, non è che l'ha fatto uno sconosciuto, non era una cosa programmata. No, non ho sentito niente di profumi particolari. E lui gli ha detto, ci ho toccato? E questo gli ha detto, sì. Il mentalista si è girato verso di noi, ragazzi, l'ho toccato. Oh, non l'aveva toccato. Non l'aveva toccato. Cioè, non l'aveva toccato. E io ho detto, sì, mi ha toccato sulla spalla. Non l'aveva toccato. Quindi dico a voi che magari vi fate entrare in casa pseudo medium, se vi dicono di chiudere gli occhi e iniziano a fare dei magheggi intorno a voi, ecco, magari state un po' attenti, ecco, che magari non è quello che pensate, ma è una brava a raggirare che poi magari vi chiede anche dei soldi. Infatti Quindi quello volevo raccontare perché ci siamo rimasti proprio di è stucco, stata ecco, cioè, un'esperienza ma l'ha molto bella. toccato? Tra l'altro lui ci aveva No. chiesto, se vi ricordate, di poter venire con noi durante Sì, un'indagine, poi siamo persi in altre è mille vero. cose Siamo e persi. va bene, però era interessante perché secondo me Veramente loro bravo. sì, riescono a spiegare delle cose che per noi magari sono anomale, però loro magari riescono a darti una Oh, spiegazione, quindi Edgard! Ciao, Edgard! cosa? Il team Ciao. Silent. Ciao Edgard. Ciao. Ciao Edgar. Sì, beh, E niente, volevo raccontare effettivamente questa è cosetta un po' vero. particolare, via. Perché magari tanta gente si pensa, no, è successo che ti ha toccato l'entità. No, per sì, c'era lui, ti ha fatto sti giochetti e ti è sembrato che ti ha toccato. È un po' l'effetto domino, nel senso che parte uno e comincia a dire oddio, rumore, oddio, ti ho toccato, e poi tutti gli altri, oh, è vero, un po' come quando corri nel corridoio buio pensando che ci sia qualcuno che ti corre dietro e corri sempre più veloce, no? E hai questa sensazione che è sempre più forte, ma in realtà non è così. Cioè, bisognerebbe fermarsi un attimo e Allora, pensare, avere un attimo la mente analitica, che è quella che poi ci salva in queste cose qua, eh. Che l'emozione, bisogna se ti fai prendere dall'emozione, boh, è finita, non, cioè, basta. rimanere sempre coi piedi per è semplice attribuire qualsiasi cosa al paranormale, è troppo semplice. Allora, se Bravo. ci si fa del male, se ci si fa del male, allora è meglio pensare no, trovare una soluzione scientifica di no, beh, succede, è caduto l'oggetto perché si è aperta la porta perché c'è stato un colpo d'aria, non perché me l'ha aperta qua, qualcosa, ecco, perché sennò non Sì. vivi più, cioè, ma non puoi, cioè, no, cioè, rimaniamo coi piedi per terra, Eh sì, infatti, è più vero. fa, viviamo meglio. È vero, sì, bisogna un attimino, bisogna rimanere freddi in alcuni frangenti, perché sennò è finita. Cioè, non riesci più a ragionare, poi cominci ad agitarti, non sei più lucido. Cioè, c'è una,
cioè lo stress buono e quello cattivo, no? Quindi bisogna sempre rimanere nello stress buono, che è quello che ti fa mantenere la guardia alta, Non fai ti le fa venire cose sonno perché le ore sono lunghe, quindi sei comunque eccitato, no? Ecco, Però se quella parte è poi, buona. brava, se poi cominci ad andare nella curva di quello cattivo, boh, è finita, non si capisce più No, ma niente. prendi No, tutte le tue no. cose e vattene perché non ha Sì, più sì, senso sì. neanche. Quello che abbiamo fatto noi, ci No, sta quello che abbiamo capitando. fatto noi, che si è scappati, diciamo così, però vabbè, era meglio così. Sì, ma poi siamo tornati. Edgar dice: la razionalità è un principio fondamentale. Sì, esattamente, bisogna un attimino essere, come hai detto tu, razionali, cioè fermarsi, valutare tutto e dare subito, all'istante, delle spiegazioni che sono quelle, appunto, di vita, cioè, ok, poi si parla di Mi paranormale. viene in mente che con Edgar, per esempio, abbiamo fatto, è venuto in, diciamo, ci ha appoggiato, spalleggiato in nome del suo team Silent durante una notturna a un ex manicomio. Sì. E devo dire che è stata anche lì un'esperienza forte, ma solo, anche solo per il posto in cui ti trovavi, perché Sì. comunque. Beh, quel posto io preferirei non nominarlo, per tutelarlo più che altro, solo per quello, perché per ora è ancora È abbastanza, tranquillo. ecco, non è devastato, quindi. No, infatti bellissimo dentro, cioè sembrava abbandonato da un mese, cioè una cosa Sì. proprio. Sì. E lì c'è stato un punto dove appunto non ci siamo sentite bene né io né Beatrice, c'era questa pesantezza, questa energia veramente pesante che si percepiva proprio, a pelle era, tutte e due abbiamo dato di stomaco, è stato un momento. Poi ci siamo subito rimesse Sì. all'opera, No, al lavoro, però è stato pesantuccio. Essere obiettivi è ascolta, fondamentale. sì, è vero, però appunto non sempre facile. Per quello l'unica volta stavo dicendo in cui siamo proprio scappate, siamo tornate dopo un mese, Michela, forse. Poco meno, non era Quindi, passato un mese, è passato perché ci ha i 20 reso giorni. conto che rimanere lì non aveva senso, eravamo io e lei da sole al buio con questi rumori allucinanti e abbiamo detto ok, molliamo. Torniamo un'altra volta. Era troppo, in quel momento per noi era troppo reattiva la casa, Era era ingestibile. ingestibile, ragazzi, era viva sta casa. Tu gli chiedevi Siamo tornati qualcosa? però con due belli omoni poi, Ah, perché. sì, che Sì. salutiamo Denis e Roberto. Ciao. Ciao. Ciao Denis, ciao Roberto. Che oltretutto ci hanno anche accompagnato in un'altra avventura insieme appunto a Edgar quando siamo andati in questo ex manicomio. È vero, è vero. Sono venuti con noi. Sono due nostri collaboratori, ormai ufficiali Sì. collaboratori. Sì, ci spalleggiano. Roberto è anche venuto con noi a Fos di Novo. Abbiamo Quando fatto abbiamo la fatto conferenza a la Sarzana, è ripresa, stato veramente carinissimo venire con noi, sì. quindi. Valentino che scrive: mi sono ricordato all'ultimo. Ciao ragazzi, ve lo metto qua Ciao così. Valentino, meglio tardi che mai. Ciao Valentino. Ciao. Lui è molto attivo sul nostro gruppo perché ricordo che oltre alla pagina GHV abbiamo il gruppo GHV, gruppo di discussione, se vi volete iscrivere. È un gruppo chiuso per volere degli iscritti, ma è aperto a chiunque, quindi fate pure domanda e entrate immediatamente. Dove Certo. si parla di paranormale, ma soprattutto si sparla di paranormale, ci tengo a dirlo. È il gruppo di portinaie. Lo sputtanamento, eh. È giusto. Comunque, volevo proporre, cosa che comunque avevamo già parlato, veramente l'idea era della Bea, però lo ricordo, che si potrebbe fare una bella diretta su YouTube, magari parlando di tutti i nostri docuvideo, dei filmati che abbiamo sul canale YouTube, commentando qualcosa, si potrebbe fare, perché
molti che magari seguono GHV sulla pagina, magari non sanno che abbiamo questo canale dove Esatto. mettiamo su i nostri video e docu video. Sì, Quindi perché non è il classico video come quelli che trovate ormai che vanno di moda dove c'è oh, mi ha toccato, oh, mi ha fatto questo. No, non vedrete niente del genere nei nostri video, ma vedrete la storia del luogo, vedrete l'esplorazione, anche qualche pezzettino di indagine, ma veramente poca roba. Più che altro ci concentriamo sulla rivalutazione storica del luogo che andiamo a visitare. Quindi sono molto carini come video. Stranamente i nostri non video, creiamo film, non bravo, ma stranamente i creiamo nostri film, video non li facciamo. condivide nessuno, né nei gruppi, né nelle. Chissà come mai. Comunque, vabbè, a noi va bene così, non è Sì, importante. vabbè. Sì, mostriamo alle persone, i luoghi che visitiamo, ecco, diciamo così. C'è Katie che scrive: la mia massa. Aspetta, ve lo metto. Adesso mi piace questa cosa qua. La mia master dice sempre: prima ti dà una spiegazione scientifica di quello che succede, quello che non ha risposta è il vero paranormale. Ha un Giusto, senso, va. è vero, Katie, però bisogna anche dire che bisogna avere un quadro ben chiaro di tutto quello che sono le spiegazioni scientifiche, e molte persone hanno una carenza ed è lì che scatta il paranormale, no? Cioè il finto paranormale, no? E quindi è una linea veramente Ma sottile. infatti vorrei dire una cosa, no? Adesso non c'entra con Katie, ma Esatto. anche noi, no? Quando analizziamo delle cose, anche dei rumori, non abbiamo cioè, con l'esperienza abbiamo un certo tipo di capacità, ma non abbiamo proprio la competenza adatta per analizzare quello che troviamo. Perché adesso vi faccio un esempio terra-terra. Che ne so, c'è un com'è che si chiamano quelli là del suono, quelli che analizzano il suono? Fonico. Allora, noi ascoltiamo un EVP e magari un fonico, un tecnico del suono ti dice: guarda che questo è, ma noi non abbiamo la competenza per dirlo, né abbiamo un tecnico del suono, né un ingegnere che ci può dire: ma no, questo qua non era una, che ne so, una rilevazione di questo tipo di energia, ma in realtà è una. Il protonico, il protone lì, come cazzo si dice? Cioè, teniamo sempre a ricordare che noi non siamo professionisti, non è il nostro lavoro questo, non abbiamo studiato qualcosa per fare questo. È una passione che con gli anni abbiamo affinato un pochino, però ricordo che non esiste una persona esperta, laureata in paranormale. No, Questo ci tenevo a dirlo. ci sono persone che magari appunto hanno studiato tutto quello che è il suono, ci sono appunto scienziati che hanno studiato le energie, queste cose qua, come possono interagire a livello umano, ambientale. Noi abbiamo un'infarinatura lieve di qualcosa, però ovviamente non siamo né Ma è dottori l'esperienza né scienziati. tanta che è l'esperienza che ti fa tutto questo. Per questo mi Sì, arrabbio quando arriva uno, Pinco Pallo, fonda un esperto. gruppo, inizia ad andare in giro a fare il pirla e trova tutti i fantasmi del mondo. È lì che mi O K2 incazzo. magari, eh. Oh, Beh, guarda, guarda, ha risposto il smocco. io ho avuto a che fare con un tecnico del suono e vi Anch'io. parlo di tanti anni fa, scusate, mi sono data una botta da sola, di tanti anni fa, dove io facevo le registrazioni e c'erano, perché ce li ho ancora, EVP che ancora adesso si ripropongono, quindi cioè, sono voci che ancora adesso mi vengono, no, nel registratore, cioè registro, che mi diceva: no, non sono EVP. E io dicevo: no, guarda che questo è un EVP. E ecco, no, perché? Allora cominciamo a tirare fuori tutti i termini tecnici allucinanti per confondermi. E alla fine io, inesperta e sotto pressione, l'unica cosa che riuscivo a fare era piangere dicendo: no, è un MVP. E lì finiva, no? Allora, la mia esperienza col tecnico del suono era il mio primo gruppo, che era un gruppo qua del mio paese, che adesso purtroppo non opera più, ma era veramente forte, anzi si chiamava IDP, Indagatori del Paranormale, ma si parla del 2000, boh, 2010-2011. Eravamo andati al castello di Melegnano, al castello Medicio, e c'è stata una registrazione molto importante dove, secondo me, era un rumore strutturale.
Secondo me, neofita, non capivo un cazzo, non avevo mai fatto niente. Così a orecchio mi sembrava un rumore strutturale. Lui, il tecnico del suono, l'ha analizzato e ha detto che erano addirittura due lame di spade che si incrociavano tra di loro. Come fai a dirgli di no? Sì, hai ragione, assolutamente. Cioè, questo è per dire. Sì. Edgard scrive. Leggi Basterebbe. perché non leggo, eh. Ah, Cioè, non ok, vedo. basterebbe un geofisico per screditare almeno l'80% delle segnalazioni apparentemente inspiegabili. Ah sì, Vedi, ma a noi arrivano comunque tramite Messenger, cioè arrivano registrazioni, video, audio, sentite, sentite e si sente. cioè, Ed è la maglia, la giacca, e la scarpa, il vicino di casa, cioè sì. sono tante le spiegazioni, però io non sono una scienziata, non ho lauree, non ho studiato questo, ma come dice Bea, con l'esperienza ti Sì, rendi scarti già conto. delle cose a priori, proprio subito le scarti, perché ne hai già sentite a centinaia e Sì. quindi sai già che quello non è niente di anomalo. Sì, Ecco. sì, sì. E comunque io ringrazio tutte queste persone che comunque credono in noi e ci condividono Sì, video grazie. e Che ci audio. danno la fiducia più che altro, perché comunque ti mandano una loro cosa personale, Sì. E quindi grazie comunque per per quello. noi è un allenamento, perché comunque cioè secondo me bisogna continuare ad allenarsi, no, in queste cose qua per rimanere sempre pronti, no? L'orecchio per Michela, dire. scusa, sento russare. Senti questo russare? È Fabio. No, dai. Ok. Ci sei? Vabbè, si è fatta una certa, si è fatta una certa, però sono vivo, Effettivamente. sono vivo. Effettivamente sono le 22:12, ragazzi. Siamo dei chiacchieroni da matti. Tutto sto chiacchierare. Volevamo dire tante cose, ce le teniamo per la prossima volta. Per la Tante prossima cose, volta. Ti è c'erano venuto altre. un tono No, strano. ho sentito un rumore strano, mi sono Vi spaventata, ma da dove, penso da casa di Bea. ucciderò! Vi ucciderò! È quello figo Stanotte! di prima, Oh, sono Michela. io, Ah. Erika scrive, aspetta che ve lo metto, mi piace questa opzione da matti. Mamma mia. Allora, Erika scrive, siete super professionali, grazie. Grazie. Io ho fatto una notte con voi e quando non c'era niente da trovare, niente si è trovato. Ma Erika, tu Ah, ma perché? è Erika! Ciao Erika! Bellissimo il suo libro, ragazzi! Brava Erika! Erika! Scusate, ma io ci arrivo sempre un po' Lei è dopo. una nostra No, amica, più che poi. altro, ecco. Sì, no, è Se così. me la ricordo io che non c'ero, dai. E tu te la Una ricordi perché è cosa, una bella dai. ragazza, dai, di la Infatti. verità. Cioè, me la ricordo io perché non, che non c'ero e non ve la ricordate voi, dai, ragà, dai. No, io me ne fotto. No, sono Dai, è solo che io io non ci vedo, quindi. quella che non ricorda le cose, bella rincoglionita. Ma tra tutte e due, guarda, è una bella Fabio lotta. Vabbè, ha Fabio. parlato, il genio dell'arco. Vabbè, Adesso ogni perché è l'unico, allora lui è tanto. l'unico uomo, Allora diciamo, fa. del gruppo di quello sul, del gruppo sul campo, è l'unico uomo. E quindi cosa fa? Se ne Grazie, cara. approfitta. È Vuole vero. essere coccolato, vuole. Menate, ragazzi. Sì, Ma se non mi veramente. comprate nemmeno i dolci all'autogrill, dai. Dai, l'autogrill, un No. dolcetto, niente. Ragazzi, voi dovreste No. vederci all'autogrill perché è veramente uno spasso. Io li compro i dolcetti, No, no. no, e voi non li Ma poi non mangiate. sono dolcetti. Di Cosa poi ci non sono propina quella lì dolcetti. ogni volta, Fabio? Mamma mia. Compri le radici, quelle radici lì che ti metti a sgranocchiare in macchina. Oh, sono buonissime. Brava. Mangiale. Allora, dovete sapere che in genere la formazione è questa. La macchina è quella del buon Fabio. Quindi c'è Fabio che guida, io di fianco. Dietro c'è Michela, in genere c'è anche Saverio, che è il nostro storico, che salutiamo. Ciao, perché so che ci vedo. Ciao Saverio. Lei, ci fermiamo all'autogrill, compra queste cose orrende che fanno una puzza. Cos'è che è il ginseng? Cos'è che compri?
zenzero. Lo zenzero, una puzza allucinante in tutta la macchina e continua. Ne volete un po', ne volete un po'? Non ne quel poveretto dietro, Saverio, seduto con lei, che ogni volta, sì, vabbè, dammene un pezzo, cioè, basta! Lo mangiava con me, no! Per forza! L'ha accettato per farmi smettere di proporre lo zenzero. Probabile! No. Probabile! C'è Katie che dice, povero Fabio, allora io vorrei ricordare, mi ricorderò sempre... Katie, no! Vuoi assaggiare? Sì. Michela Betto, vuoi assaggiare? Io ho preso, c'era un blocco di zenzero, non ne ho preso uno, ho preso un blocco, l'ho messo in bocca e andiamo fuori strada quasi, non riesco più a respirare, no. E deve dire, no, ascolta, è buono lo zenzero, veramente. E questi buono, sono i nostri viaggi, non dico altro. Oh, e più sono lunghi, peggio. Ciao Daniele! Ciao Daniele! Ciao Daniele! Ciao! Ciao! Vabbè. Però, sinceramente, a me mancano tantissimo questi momenti, ragazzi. Io spero che finisca presto sta quarantena, di tornare tutti insieme sul campo. Io non ce la faccio più, sono in astinenza da ricerca. Sì. In astinenza di Bea, di Fabio, cioè... Devo comprare lo zenzero. No! Buonasera, Trio Medusa! Visti così, ci hai dato un'idea da matti per la prossima volta, tutti vestiti di nero, occhiali da sole. Dai, che sì, facciamo le iene. Dai, sì. Grande Daniele, grazie per l'idea. Prossimo giro. No, perché lo sapete che siamo un po' scemi, no? E ogni tanto ci inventiamo qualcosa, specialmente Fabio, devo dire che ultimamente, voi lo vedete calmo e tranquillo, ma... Vabbè, io... Credo di essere quello più serio. Non dite niente a me, che io ho la maglietta colorata oggi. Oh, andate via, mettiamo la sigla. Non ce l'abbiamo. Che non la c'è, sigla. Mettiamo... Siamo poveri. Cazzo, non ce l'abbiamo. No. Non ce l'abbiamo. Ah. Quando sento una cazzata troppo grossa non ce la faccio. E lo so, Michela parla sempre a sproposito. Io, gliel'ho detto tante volte, vabbè, dai, niente. Dai. Non ho detto niente. Grazie, numero uno. Io lo so che poi durante la diretta io saluto, me ne vado e questi due sparlano di me. Io lo so, no, tranquillo. A sto giro chiudo prima io, che l'altra volta sono rimasta sola. Sta attenta, è pericoloso. Allora, Samuele dice, vi raccomando, ho io un bel posto da segnalarvi quando potrete tornare a fare ricerca. Che è quello di cui vi ho parlato. Quel posto fichissimo che speriamo. Grazie, Samu. Qua. Ah, sì, okay. Cioè... ci metto un po'. Abbiamo ce la posso fare. Cioè, non se lo ricordava, Michela, non se lo no, ricordava. No. Dai, su. Allora, Marco scrive, ma che siete simpatici e noi utenti ci sentiamo liberi, ve lo hanno già detto. Sarà grazie. Grazie Marco. Questa è la cosa più bella in assoluto. Grazie, un bacione. Grazie. Noi vi raccontiamo le nostre esperienze, se voi volete, avete delle domande anche sul gruppo GHV, potete farle tranquillamente o anche in privato se non volete pubblicarle. Ma la cosa che io mi domando è questa: se io metto per far raccontare appunto alle persone che ci seguono le loro esperienze senza leggerle noi, se io prendo un commento e lo metto qua, no? Gli altri lo vedono oppure lo vediamo solo noi? Penso. No, questo commento lo vedono allora tutti. Io. Questo che stai pubblicando. Perché sono qua anche, sto intanto guardando come viene visualizzato. Io li vedo sul telefono i commenti, però non quindi, così come lo stai pubblicando te. Quindi se le persone vogliono raccontarsi, volentieri... Ah no, si vede anche sul telefono. Si vede anche sul telefono. Sì, si vede. Quindi sarebbe anche bello, no? Se qualcuno scrive la propria esperienza e poi noi la mettiamo qua e tutti leggono... E si parla, ci si confronta. Oh mamma, è partita Fabio, è partita, basta, ormai è andata. No. È andata. Lo vediamo tutti, sì, ok, si vede, sì, Daniele. Salutiamo Edgar che va.
Ciao Edgar. Ricordatevi il convento, Daniele. Adesso quando si sblocca. Ah, ma è Daniele, quel Daniele. Ciao Daniele, se non mi dite i Daniele. cognomi, ragazzi, io non ce la posso fare. Quel Daniele. Ciao Edgar, buonanotte. Del Ciao, resto ha un'età, buonanotte. Edgar ha un'età, a quest'ora che cazzo ci fai ancora sveglio? Dai, vai a dormire, vai. Mi ucciderà, mi Oh, dai, ucciderà. buonanotte, Edgar. Eh sì, appena ci sbloccano, cominciamo a rimetterci in moto. Adesso siamo tutti un po' in stand-by. E mi domando, io, cioè, comunque su YouTube, sulle varie pagine si vedono arrivare questi filmati, no? Ma, cioè. Ah, vabbè, ma tu vedi che pensi sempre male. Guarda che lo scrivono prima del È coronavirus, stato prima fatto del... prima, mica È vanno stato fatto adesso, prima. dai, non pensare male, No, dai. adesso, oggi ho letto, c'era qualcuno che ha scritto, siamo in fase sopralluogo, ricerca, fase 2, perché in fase 2 si può Ah, andare a beh, fare una adesso siamo in fase camminata 2, fino... possono uscire, hanno la tua certificazione, caccia al fantasma. Sì, Oppure, davvero c'è, io non voglio. produzione di video fuffa, e sai, vale, la tua certificazione. Se no come mangiano? Se si blocca tutto, questi non mangiano più, eh. Vabbè. Mi fate dire le cose, scusa. Non lo so. Mi punzecchiate. Allora, prima di iniziare la diretta, Michela ci invita, perché lei è la regista, 10 minuti, un quarto d'ora prima, e io dico, ragazzi, stasera faccio la brava, non dico niente. Poi arrivano qua e mi punzecchiano. Tac, tac. No, Questo è cioè, io non ho detto niente. te. Il commento. Sono in piedi dalle 3, dito medio e lingua. Ah, caspita. E quindi se va a Allora, dormire. ok, come non ritiro tutto, me lo mangio. No, no, non mangiarlo, basta mangiare. No, no, Ah, ragazzi, non ce la adesso. posso fare. Io direi che fosse il momento. Niente, Michela, non so cosa le è successo, dopo me lo spieghi in chat perché non ho capito. Sei partita con i video fuffa, come voi, partita la ridarola. Vabbè, che poi io sono quella buona dei Dai, dai. tre, ve lo dico. Io sono quella che si espone, ma questi due qua. Vabbè, Sì, noi da lasciamo stare. sotto, dai, dai, vai, E io ci metto la ferma. faccia, questi due qua, vabbè. Quello là che se scrive qualcosa, figa, subito litiga. Quella là che non fa finta che lei non si connette su Facebook, lasciamo stare. E Sto quindi... ricordando. Sto ricordando queste brutte esperienze. Sto ricordando queste brutte esperienze. Non ricordarle. rimasto Però te sconvolto, non lo dormirò. so. No, no, guarda, io sono rimasto contento perché alla fine la gente, cioè, ti offende sul personale, ma nessuno dice no, Personale ma non si guarda che tocca, ragazzi, loro. cioè. Anche Ma cioè, tanto uno che non a mi noi ci conosce, potete dai, che attaccare cazzo. per quello che diciamo, per quello che facciamo vedere, quel poco che facciamo vedere, perché siamo un po', facciamo Però. quelli stupidi, ma non potete attaccarci sul personale, primo perché non ci conoscete, secondo Io perché non è non, neanche giusto, cioè, non è corretto. sinceramente, non è che mi tocca più di tanto, però la cosa bella, diciamo anche buffa. È che non senti mai dire no, ma GHV ha pubblicato il fake, il GHV ha fatto una registrazione che, cioè, non, io credo che sotto quel punto di vista non si attaccherà mai nessuno. Adesso io magari metto No, una no, no, mano no. lì giù, ma non la metto perché, cioè, tu senti dire stupidate sul personale, ma sul gruppo, sulla ricerca, Ma tra non possono l'altro, attaccarci. cioè, Infatti, non sanno dove se tu. attaccare, quindi cercano di prendere Se, il se, punto sensibile, sì, no? Che beh, poi. sul personale non possono, cioè, nessuno mai ha detto, ma GHV ha fatto il fake, ha creato questo, ha fatto l'altro, va in giro a fare false. Cioè, ci sono persone che conoscono i GHV, sono state toccate, che allora, non sapendo cosa dire, sparano la bomba, fa Comunque vorrei invidia. dire che GHV non tocca mai nessuno. Che abbiamo toccato noi? Noi non abbiamo mai toccato nessuno. Io ho l'aureola, cioè. No, no, non abbiamo mai toccato nessuno. Boh, No, non... vabbè, cioè si dicono delle realtà, cioè semplicemente cioè, si evidenziano delle Allora, cose. non volevo dirlo, però lo dico.
perché tanto so che i coglionazzi poi la guardano questa diretta, non adesso perché non si vogliono far vedere, ma la guarderanno. Allora, cari coglionazzi, c'è veramente questa fetta che io non sopporto, che sono i vigliacchi, no? Che sono quelli che mi scrivono in privato, e ciao, fanno tutti gli amiconi, Poi casualmente capiti su un profilo e leggi le stesse persone che parlano male di te, del tuo gruppo, del tuo operato. Sapete, vi dico solo una cosa, fate schifo, fate veramente schifo. Basta, non ho nient'altro da dire. Siamo in zona, ok, c'è un giro di leccate di culo, ragazzi, che è la Poi paura. dietro si accoltellano, vabbè, lasciamo stare, Ma dai. no, ma io non so, Ricordatevi una cosa. Se sparlate male di noi, sparlate male anche di tutti gli altri, quindi inutile che fate gli amiconi, perché tanto sappiamo che non siete amiconi. È vero. è peggio se Beh, parlano male di noi. è una realtà Comunque, che ci ma sta impattata, eh. Cioè, purtroppo è così. Non dico altro, non ho voglia, cioè, creato? poi Io andiamo sul vorrei dire anche pesante. un'altra cosa, tanto ormai, poi Sì, chiudiamo vai. perché ormai qua sono le 10 e Tanto è mezza. tardi, Allora, Fabio, vai, vai. no, vabbè, lo so, però, ma io vi consiglio così, ma titolo così, fate una prova, girate su Facebook e guardate i canali, i vari gruppi, poi ci sono dei gruppi che contengono altri gruppi, no? Io ne seguo un paio perché alla fine poi sono... effettivamente sono tutti uguali. Allora, c'è un gruppo che serve solamente per costituirsi, perché alla fine è tutta pubblicità, cioè venite qua, venite a vedere questo, venite a vedere questo. Poi c'è un altro un po' più serio che dicono: no, ragazzi, qua non fate pubblicità, se volete pubblicare qualcosa, pubblicatelo, mettete la descrizione, però non incitate le persone a iscrivervi al vostro canale. Però se voi guardate questi due canali, vedrete le stesse cose, le stesse identiche cose. Cioè, ormai io non so, non lo so, tu guardi un gruppo, vedi quello che fa pubblicità, vedi sull'altro gruppo, non fa pubblicità, però vedi la stessa cosa. E Ormai cliccate sulla sono ovunque, non campanella, mi sono un... raccomando. Sì, Cliccate sulla campanella, si pubblica il video, perché tu pubblichi il link del video, in più pubblicano, questo è il link del video, cazzo, se pubblichi il video è inutile che mi metti anche il link perché a del loro canale, perché interessa se che io la vado gente sul video, si vado anche iscriva sul al canale. canale. Non gli interessa far vedere un È una video sorta di fuffa, vogliono messaggio, solo la gente. è il messaggio subliminale, no? Loro vogliono il like, vogliono, ragazzi, arriviamo a 70.000, ragazzi, siamo a 10.000, dai che ce la facciamo, facciamo qualcosa. Boh, non lo so, vabbè, comunque fate una prova, vedrete le stesse identiche cose pubblicate su 1.000 canali, giusto o sbagliato che sia, è un po' Si monotono. chiama spam, che tra l'altro su Facebook non è neanche molto consentito. Ci sono tutti i vari gruppi che trattano il paranormale e su tutti questi gruppi troverete gli stessi gruppi di ricerca che spammano a Cose. manetta i loro video, cioè hanno anche un po' rotto le palle. Infatti ho notato un calo perché la gente si è scassata. Che ore sono? Sì. Si è scassata la minchia e quindi non ce la fa neanche più. Basta. Diciamolo, diciamolo. Purtroppo Vabbè, sì, è una realtà. dai, io potremmo dire tantissime altre cose, ma No, io direi potremmo che tenercele quasi per la un'ora e prossima volta. mezza, abbiamo anche tirato troppo, di solito Dai, eh. facciamo un'oretta. Eh? Sì, poi comincia a diventare pesantuccia più che altro anche Sì. per chi è dall'altra parte, no? O Nel per chi ci senso guarda che... poi domani, dopodomani, non ce la fa arrivare in fondo. Ragazzi, non arrivate in fondo, tagliate prima, Fatto. tagliate. No, tagliate, taglia, taglia, taglia. Va bene, allora io Dai, dai. Io salutiamo, cosa dite ragazzi? Che volevo salutare Gianluca, che oggi ho letto un suo sfogo che ho ho condiviso condiviso. perché ho condiviso sul nostro gruppo perché era un mito proprio, un raggio di luce, è stato bravo. Bravo, bravo Gianluca, ci sta, ci sta, ci sta Ora ormai, ci non sono penso più io, non sfoghi, parlo di sono... fianco. Cos'è che dici? Io non le... No, non Dio leggo. scrive. Ora ci penso io a lavorarlo ai fianchi. Ma chi? Non lo so. Valentino so che è Lavora. E molto è Daniele? attaccato.
Daniele scrive: voi nel campo del paranormale siete come Blade nella caccia ai vampiri. Blade è un grande, quindi sì, va benissimo. Grazie, bellissimo come accostamento. Ci saluta, No. ciao Daniele. Ciao, ciao Daniele, Ciao buonanotte. No, Daniele. volevo dire che Valentino è un fan sfegatato dei Pit, quindi occhio. Scusa? Scusa, No, non no, adesso sento. vedrai che arriva l'insulto. No, adesso arriva l'insulto perché in realtà lui non è che... Comunque, vabbè, vedremo. Allora, i Buonanotte, Pit. Jackie. Buonanotte, Volevo dire dei Pit solo Jackie. una Beh, cosa. anch'io. Sono dei bravissimi ragazzi sul piano loro personale che appunto io non conosco, ma per quanto riguarda il resto loro non fanno ricerca, ci tengo a sottolinearlo, loro fanno intrattenimento e sono stati anche molto bravi, ma sono gli unici, quindi tutti quelli che vorrebbero copiarli, no, voi non mangerete, ve lo dico proprio chiaro, quindi lasciate perdere e se volete fare qualcosa di serio fatelo, se no andate a guardare cantieri anche se siete giovani, vi mettete lì, guardate cantieri e vi passate il Giardinaggio, tempo. mettetevi Giardinaggio. la mascherina, guardate i cantieri. Ah, domani vado a comprare la mascherina nera con tutte le paillettes, perché almeno già devo mettere la mascherina, almeno che sia fashion. Miseria, guarda. Niente, non ce la faccio, non ce la Non faccio. mi capiscono perché io sono Sì. l'unica fashion del gruppo, quindi No, io mi ricordo solo quella volta che è arrivata con le scarpe con i LED. La Cos'hai da dire gente contro le mie scarpe? che Sì, camminava nel buio totale per arrivare alla casa dove dovevamo fare l'indagine, facevamo sembrava che la fossero vedevo. atterrati gli UFO. C'era No, cioè, a due vabbè, chilometri la vedevi perle e porci, camminare. perle e porci. E così faccio luce, no? Così, così. Un po' atterrano gli aerei, bellissime però, belle, 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 Questa qua mi prende sempre in giro. Mi prende sempre in giro, mi dice: ah, hai il rossetto coordinato col cappellino. Cioè, ma perché mi devi prendere sempre in giro? Cioè, perché? Valentino, mi hanno buttato fuori da due gruppi. Bravo, bravo, Sì, è uno che bravo. È così che si fa. Va ma è così, bene, spacca tutto. va bene, Dai, ragazzi. dai. Sono le 22:32. Io direi di salutare tutti. Sì. E di andare a nanna. Dai, andiamo che sono stanco. Va bene, Chiudi dai. tu allora, chiudi tu Allora, dalla regia. aspettate, non chiudete, non lasciatemi qua da sola che l'altra volta sono stata qua. Fabio, No, Fabio, la chiudi. vendetta, Fabio, vai, vai. No, l'hai buttato fuori. niente. No, è Niente, uscita. la vendetta, maestro, la vendetta dovrà rimanere io e Beatrice, la vendetta, vabbè, niente, dai. Cosa Vabbè. possiamo dire di Bea? No, non diciamo niente. Elle, Ascolta. Elle. No, adesso chiudo e rimani da solo tu. No, no, adesso me ne vado, dai. Porca miseria, va Buonanotte a bene. tutti. Buonanotte. Buonanotte. Scompaio, ci vediamo. Ce la posso fare, ragazzi. Buonanotte a tutti. Aiuto.